rappresenta per lei questa soluzione? Credo che oggi questa sia una vittoria mia, del mio staff, delle persone che mi sono state accanto in questi 4 lunghi anni. 4 lunghi anni, permettetemi di dirlo, di solitudine politica, ma non umana. Oggi molte persone dovranno riflettere, anche e soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle. Troppo facile salire oggi sul carro del vincitore, magari con parole vuote, di circostanza, dopo anni di silenzio. Se vogliono fare davvero qualcosa per me, e chiaramente chi ha la coscienza a posto, chi ha la coscienza pulita, non si offenderà delle mie parole, mentre forse altri oggi devono avere la decenza di tacere. Ma se comunque vogliono fare qualcosa per me, è bene che diano risorse e strumenti alla città, alla mia città, ai miei concittadini, a Roma e ai romani. Ricordo che in questo momento è in discussione la legge di bilancio. Facessero il loro dovere politico, perché altrimenti tutto il resto sono chiacchiere delle quali siamo ampiamente stufi. Ringrazio la magistratura e ringrazio il collegio dei miei avvocati, in particolare il professor Bruno, l'avvocato Mancori e l'avvocato Fasulo. Grazie.